Buongiorno ragazzi, benvenuto a un altro video da Credendario. Cosa facciamo? Ovviamente accendiamo la nostra bella autoradio, andiamo sulle impostazioni, ok? Informazioni di sistema e andiamo a controllare che tipo di software abbiamo, lo vedete qua, firmware eccetera eccetera, navigazione, mappa. Quindi mi raccomando, controllate bene quello che avete, in modo che così possiamo aggiornare tranquillamente alla versione superiore. Una volta che abbiamo controllato, togliamo la nostra SD che è qua dentro, ok, perfetto, e andiamo al computer. Adesso vi farò vedere. Ok ragazzi, una volta scaricato allora la cartella con la mappa, che è compattata ed è 17 giga 3, che è grandissima, clicchiamo tasto destro, estrai file, mettiamo ok e verrà fuori l'altra cartella scompattata, che è questa, ok? Quindi l'apriamo e vedete questo contenuto che c'è all'interno, lo mettiamo nella nostra SD. L'SD ovviamente deve essere da 32 giga, la prendiamo o dall'auto, quella vecchia, oppure ne prendiamo una nuova. Io vi consiglio magari una nuova, se potete, così la tenete sempre di scorta. La infiliamo nel computer, la inseriamo nel computer. E eccola qua, clicchiamo tasto destro, formatta, mi raccomando, infatti 32, avvia, ok, perfetto, ed è a posto. L'apriamo e copiamo tutto il contenuto dentro alla nostra SD. È un po' lunga perché come vedete sono 18 giga e passa scompattata, e quindi taglierò il pezzo e una volta che ha finito ci richiamo in auto, quindi ci vediamo dopo in auto. Ok ragazzi, mappe inserite nella SD, inseriamo l'SD, accendiamo l'auto, e vediamo un po' cosa succede. Conferma, come vedete avvio navigazione, quindi bisogna attendere. Ok, e le mappe sono installate. Andiamo nelle impostazioni, nelle informazioni, eccole qua, mappe 11 eccetera eccetera. Ok, al prossimo video da Credendario. Ciao ciao.